Una panchina viola, simbolo della lotta all'epilessia, è stata inaugurata presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bimedico di Roma nell'ambito della campagna della Lega Italiana contro l'epilessia, l'ALICE, dal titolo appunto Metti in panchina l'epilessia. Ne parliamo con Laura Tassi, presidente ALICE. Allora, dottoressa, l'epilessia è una malattia che ancora desta vergogna per le persone che ne soffrono e per chi le circonda. Perché ancora oggi è così? L'epilessia è una malattia molto diffusa, interessa quasi l'1% della popolazione, quindi molte persone ne soffrono. Le chiamiamo persone con epilessia, perché non dobbiamo mai dimenticarci che è una persona con una malattia. E l'epilessia ancora oggi purtroppo reca con sé uno stigma importantissimo. Cosa significa uno stigma importantissimo? Significa che nel momento in cui conosciamo che questa persona soffre di epilessia, ne abbiamo paura. Pensiamo che possa essere pericolosa, che possa portarci danno, che possa essere difficile passare del tempo con lei. E l'inaugurare la Triple Bench, la panchina tripla, dedicataci dalla Big Bench Foundation, qui nel campus biomedico che oggi ci ospita e che ringraziamo di cuore, è un modo per portare questo messaggio alle persone che soffrono di questa malattia, ma soprattutto a chi non ne soffre. Per spiegare che l'epilessia è una malattia neurologica come tutte le altre e soprattutto per spingere le persone con questa malattia a cercare di combattere lo stigma che questa malattia porta in sé, a non ritenersi mai inferiori agli altri, a cercare di avere una vita normale e a sfruttarla fino in fondo. Metti in panchina l'epilessia è il nostro slogan, vogliamo che l'epilessia stia su questa panchina e che stia lontano dalla vita dei nostri pazienti. Che possono avere una vita completa, andare a scuola, trovare un impiego, formarsi una famiglia e che mai la malattia possa interferire con queste cose. La panchina è un simbolo, ovviamente, di mettere in panchina e di rifiutare la malattia, ma è anche un simbolo di ritrovo. Quindi sediamoci insieme sulla panchina, parliamo dell'epilessia e cerchiamo di includere queste persone nel nostro tessuto sociale, in modo che la loro vita sia esattamente come quella di tutti gli altri. Che cosa rappresenta per l'ICE l'evento di oggi e qual è l'obiettivo di questa iniziativa? L'obiettivo è quello di diffondere le notizie su questa malattia, in modo che le persone sappiano, per esempio, come assistere una persona nel corso di una crisi, sappiano che possono essere assunti per avere un lavoro e sappiano che gli scolari possono andare a scuola esattamente come gli altri o andare in gita. E che tutti possano sedersi insieme e parlare di questa patologia. Vogliamo che sia conosciuta e vogliamo che tutti abbiano accesso alle cure come devono, alle medicine che sono necessarie per questa malattia e che soprattutto sia una diagnosi corretta, per cui il riferimento agli specialisti e agli epilettologi non deve mai mancare. La costruzione della vita deve essere fatta dalle persone con epilessia, dalle loro famiglie e dallo specialista medico che se ne occupa nelle varie età della vita, perché la cura deve essere assolutamente individualizzata. Ogni persona con epilessia ha una malattia diversa, una patologia diversa, un tipo di epilessia diversa e pertanto gli esami, la terapia deve essere individualizzata e creata apposta per quella persona. Il medico non deve essere solo colui che dispensa la terapia, ma deve essere anche la persona che incita queste persone ad avere una vita propria che sia felice.